effettivamente siamo stati nella mezz'ora, mi sembra che sia un successo. Si è dovuto anche ridurre il focus su molti ragionamenti che troverete all'interno, molte analisi, no? Che trovate all'interno del rapporto, sono stati presentati i dati, ma ci sono molte analisi, per cui sottolineo per argomenti ci sono i vari box, uno di questi che si lega esattamente al focus di cui parliamo adesso, invito Paolo a sedersi e a prendere posto per la sua presentazione, è proprio ad esempio questo sul programma Liberiamo l'aria in Emilia Romagna, che è un programma che diciamo ci introduce all'argomento più che dibattuto in questi giorni, più che dibattuto anche sulla stampa. Mi rendo conto che ho parlato di febbraio, in realtà era legato all'ultimo mese della mia presidenza, evidentemente dicembre, siamo in dicembre, quindi è in dicembre. Mi sembra importante quello che è stato sottolineato, che continuo a risottolineare anche nella ricerca diciamo di piattaforme anche di quinta generazione, come abbiamo visto sugli open data, ma dietro questo ce ne sono molte altre, rispetto, avete visto, sulla qualità delle acque, in particolare delle acque sotterranee, continuiamo ad essere abbastanza ciechi su una parte dell'Italia, il che non è che ci conforti molto, perché in qualche modo non riusciamo neppure a avere una comparazione vera. Se mi dicono se le acque sono migliori in Calabria che in Lombardia o in Lombardia o in Calabria, io non lo so dire. Non posso dire che sono migliori l'una e l'altra, non c'è un dato e quindi non posso dirlo. Quindi questo mi sembra importante. Voglio sottolineare che dal punto di vista di sistema, che conosco, con cui condivido, diciamo condividerò la mia vita futura ritirandomi in Sardegna, i colleghi sardi, i quali si sono riuniti addirittura in una stanza per seguire, adeguatamente attrezzata per seguire questa presentazione, questo per dire come il sistema è un esempio tra i molti, ma già che mi sembra importante parlare di un'isola, no? Perché poi sembra sempre il continente, le isole. E allora Paolo, perdi adesso lo metto lì. Prego, a te la parola. Accetta. Allora, sì, vai. Grazie mille. E, innanzitutto vorrei sinceramente ringraziare per l'invito presentare questo box, come diceva il presidente devi poco fa. Devi parlare più vicino, sì, se non ti sento, ho già strinato tre volte a me. E dunque, ringrazio per una ragione reale, concreta, perché questo mi permette oggi di parlare a nome del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale su un tema ambiente e salute che vi garantisco in questi 20 anni, io lavoro in ARPA Emilia Romagna, che come saprete, come avrete sentito, insomma, cioè, passa per una buona, ottima agenzia, ma non è stato sempre facile, stavo per dire mai facile, comunque non è stato sempre facile. È un tema complicato, dibattuto, che sinceramente nel tempo. E oggi siamo qua, quindi diciamo così, qualcosina è stata fatta. Dunque, sono qui io oggi perché? Perché prima di tutto sono il più vecchio, sono il decano. Tra pochi mesi, anche se sono un po' più giovane, credo, del professore, tra pochi mesi, credo, no. Comunque, fra pochi mesi anch'io andrò in pensione. E dunque, ma il merito appunto di questo, di aver completato questa parte del focus è sicuramente di Silvia Brini, del dottor Ennio Cadum e della dottoressa Pina Nappi di ARPA Piemonte. Dunque, Cadum ed io abbiamo coordinato la raccolta, l'organizzazione delle varie relazioni, però dunque vorrei precisare che l'onere e l'onore della responsabilità di quanto contenuto è dei singoli autori che hanno collaborato. Mio compito è quello di dare, ecco appunto, adesso cominciamo, di dare un senso compiuto, generale, diciamo così, ai vari input e vari suggerimenti contenuti nelle diverse relazioni.
Per fare questo, diciamo così, ho cercato di dare un quadro generale, appunto, partendo da una... il professore presidente già prima lo ha segnalato, e io lo affronterò dal mio punto di vista, come ho detto prima, cioè non tanto per la legge, perché non spetta a me, ma dunque nel giugno del 2016 si è istituito il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, precisando questo aspetto che deve essere affrontato appunto dal sistema, la tutela della salute pubblica, in modo chiaro, esplicito. Cerca di parlare più vicino, perché non riescono a sentire la giustizia. Quindi così me lo mangio. Lo so, sei alto, non sei piccolino come me. Come no? Comunque no, è che oltretutto parlo anche piano proprio. Comunque dicevo, e questo posso... Sì, sì, vai. Tanto poi non perdono. Comunque, volevo dire, questo non solo così nei principi, ma anche parlando delle funzioni. Se voi scorrete le funzioni del sistema nazionale, su diversi aspetti, anche per quanto riguarda interventi di protezione civile, eccetera, eccetera, cioè il tema della salute c'è e c'è. C'è sul serio anche addirittura, passatemi questa parola addirittura, parlando di LEPTA, che saranno uno strumento importantissimo, perché prima di tutto saranno quelli che fisseranno gli obiettivi sulla base dei quali si valuteranno diciamo così, le attività, e sulla base di questo si avranno anche un'importanza anche per il finanziamento. Quindi su queste cose, appunto, ambiente e salute, il sistema agenziale è realmente, diciamo così, sul pezzo, diciamolo così. Dunque, passando, diciamo così, a un tema più legato al tema di oggi, la qualità della vita nelle città in Europa. Appunto, come si diceva anche poco fa, è una tematica estremamente complessa, complicata, ma assolutamente importante, questo è il punto. Perché? Perché nelle città si concentrano gli investimenti, cioè è lì che, diciamo così, come sapete tutti e come sempre di più si sta verificando, si concentrano gli affari, gli scambi, le relazioni, eccetera. Ma anche lì si concentrano le sfide ambientali dove la qualità della vita è determinata, ecco, da un ampio mix di fattori socio, economici e politici, perché poi alla fine, insomma, si arriva a questo punto. Metà della popolazione mondiale vive nelle città, notate bene, 2% della superficie totale, dove però si consuma 3/4 delle risorse. E la cosa ancora più interessante è che le città dipendono per la loro sopravvivenza da quello che viene fuori e che loro portano fuori, quindi è una bella situazione. Da notare che nell'Unione Europea 1600 città sono oltre 50.000 abitanti, qui vedete nei diversi paesi della concentrazione di questo problema. Nel futuro sicuramente le città tenderanno, cioè la città, la nostra società, in particolare appunto le città, tenderanno ad invecchiare. Un aspetto importante, come segnalava poco fa il Presidente, sarà quello dello sprawl, cioè l'allargamento delle città, però sarà caratterizzato anche da, diciamo così, da una riduzione della densità, che adesso vedremo che cosa significa, con famiglie unipersonali che si concentrano nei centri urbani, no? Mentre quelle con i bambini più nei sobborghi. Il tema criticissimo, non sono certo io a segnalarlo, quello delle migrazioni. Migrazioni che, guarda caso, oltre a diverse altre situazioni, ma sicuramente riconoscono nella globalizzazione e nei cambiamenti climatici alcuni dei determinanti principali.
Ecco, qui vedete per esempio che il consumo energetico, diciamo così, si riduce, diciamo così, con l'aumentare della densità, cosa che viene confermata anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche se per quanto riguarda gli aspetti sanitari dice che la situazione non è, diciamo così, chiara, lineare. Cambia a seconda del tipo di ambiente urbano, sobborghi, centri, eccetera, eccetera. Da che cosa dipende la qualità della vita nelle città? Sicuramente la pianificazione delle città, con edifici ben progettati, spazi pubblici ben pianificati, ambienti sicuri, attrattivi, eccetera. Ma anche, e questo è un aspetto importante, la qualità della vita dipende dal tema dell'equità sociale, cioè le ondate di calore, di cui sappiamo tutti, io e tantissimi altri hanno lavorato, si manifestano nei più deboli, oltre che più fragili, quindi quando uno è fragile e debole economicamente comincia a diventare complicata. Allora, nel XX secolo il nesso ambiente salute è entrato, l'ho detto all'inizio, in tutte le politiche, e questo che cosa ha determinato? Sicuramente una maggiore, grandissima attenzione a approfondire il tema di questo nesso, quindi prima di tutto verificare se è vero e poi quantificarlo, cosa di cui parleremo subito dopo. In particolare nel contesto urbano. Perché? Perché prima di tutto le attività antropiche si concentrano in questo spazio limitato che sono le città. Secondo, perché come dicevo poco fa, la maggior parte della popolazione si concentra proprio in quelle aree. E poi dopo perché, quella popolazione è di più esposta rispetto ad altri ecosistemi, appunto, che non siano quelli urbani. Da tutto ciò, ecco, nasce l'esigenza di un approfondimento sugli effetti dell'inquinamento atmosferico, partendo dalla esposizione, passando agli effetti e cercando di dare anche un giudizio sulla valutazione degli impatti. Questa è la motivazione che ha indotto, a concentrare l'attenzione su questo focus. E cominciamo un pochettino con alcune cose che io francamente ritengo molto importanti. Ritengo molto importanti perché parlare di esposizione, permettetemi, lo dico dall'alto della mia età, è la chiave della prevenzione. Cioè parlare di effetti sono cose che sono già avvenute. Parlare di esposizione è quello che deve ancora venire, quindi cercare di interpretare, comprendere l'esposizione consente di prevenire, effettivamente prevenire. Però attenzione, cos'è l'esposizione? L'esposizione, da un punto di vista anche scientifico, tecnico, significa che ci deve essere l'inquinante, la concentrazione dell'inquinante, ma ci deve essere anche la persona. Devono esserci entrambi, questo è il concetto. Per cui esposizione è diverso, per esempio, da quello che significa la dose, che è quello che è penetrato nell'organismo fino al suo destino ultimo, che è l'organo bersaglio. Per cui la cosa importante che volevo segnalare è che partendo dalla misura della concentrazione si ha una valutazione proxy surrogata della esposizione, la quale a sua volta è una misura proxy surrogata della dose. Questo è un aspetto estremamente importante che viene qui raffigurato specificando gli aspetti ambientali e individuali sull'esposizione, per cui l'età, lo stato di salute, il sesso, il genere, il tipo di lavoro, le abitudini, gli stili di vita, eccetera. E ecco qua, vedete alcune cose che sono a mio avviso importanti. Nella valutazione dell'esposizione quindi bisogna tener conto di ciò che avviene fuori, l'outdoor, ma anche e soprattutto aggiungerei nell'indoor,
Tenete conto che nei paesi europei, soprattutto nordici, si arriva fino al 95% di tempo passato all'interno. In Italia un po' meno, si arriva intorno al 90% più o meno. Però questo è un aspetto importantissimo, importantissimo per il legame fra outdoor e indoor, ovviamente, ma anche per quello che capita all'interno, diciamo così, degli ambienti confinati. Da tutto ciò si arriva appunto alla valutazione, la stima dell'esposizione e quindi della dose. Parliamo di effetti. Allora, innanzitutto la cosa rilevante da segnalare è che gli effetti a lungo termine, vedremo dopo, hanno un ordine di grandezza hanno un'importanza di un ordine di grandezza superiore a quella di breve termine. Breve termine fino a qua generalmente si arriva a 5 giorni. Per cui di questo bisogna tenere conto, diciamo così, nella valutazione degli impatti. Effetti a breve termine, però, al di là del fatto che siano, diciamo così, meno rilevanti da un punto di vista quantitativo, eccetera, sono quelli che hanno focalizzato l'attenzione. Cioè, noi abbiamo cominciato a parlare di inquinamento atmosferico quando c'è stato l'evento della Mosa nel 30, l'evento di... che era in una situazione, in un'area industriale, e quello che è capitato a Londra, che invece era un'area urbana, nel 52. Quindi allora, per effetto acuto, cosa che sicuramente avrete sentito un sacco di volte, un effetto acuto è un effetto breve, effetto acuto o effetto a breve termine, si intende esiti di salute che si verificano nei giorni successivi. E questo si basa sullo studio di serie temporali, delle variazioni giornaliere sia per quanto riguarda lo stato di salute che per quanto riguarda la misura dei vari contaminanti ambientali, al netto, questo è importante, dell'effetto della temperatura, dei periodi influenzali e anche altri confondenti laddove è possibile farlo. Tanto per dare un flash, perché di questo si tratta, in una città come quella di Roma, con 3 milioni di abitanti, da 2 a 3 decessi in più ogni 10 microgrammi di metro cubo di incremento PM2,5, dopo un picco di inquinamento fino a 5 giorni. Effetti a lungo termine. Gli effetti a lungo termine vengono invece studiati attraverso studi di coorte. Coorte, per chi non ne ha sentito, dall'idea del romana, appunto, non a caso, per cui queste persone vengono arruolate, si dice proprio così, vengono seguite nel tempo con varie procedure in relazione alla loro esposizione e all'esito che ne hanno fatto. Vengono studiati questi individui tenendo conto di diversi fattori di rischio, tra cui confondenti, perché vengono studiati appunto individualmente, quali per esempio il fumo di tabacco, l'occupazione, ce ne sono diversi in Italia. Anche in Italia è stato osservato e si può confermare, ed è stato confermato anche riportato e confermato nel Focus, si osserva un rischio per la mortalità generale, tumore del polmone, patologie respiratorie e cardiovascolari. Dunque, qui faccio riferimento a alcuni dati presentati nel giugno del 2015, progetto VIAS, a cui ha partecipato una parte significativa del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, tra cui ISPRA, dunque, per cui appunto con un aumento del 6-7, un superamento, se ne parlava anche prima, di 10 microgrammi metro cubo di PM5 provoca un aumento del 6-7% della mortalità pari a 22.000 decessi. Questa è una stima fatta per il 2010, con la riduzione media dell'aspettativa, guardate che al nord è di più, eccetera, eccetera. Ora, vi prego di prendere questi dati con estrema cautela, perché esistono diverse stime. Questa è un valore, ce ne sono altri più alti, per esempio l'OMS dà una stima di 32.500, quindi, cioè, andiamoci piano a attaccarci a un numero, però insomma, cioè, il senso, gli ordini di grandezza sono questi. Spesso, molto spesso, si prende a riferimento il PM2,5, in realtà anche gli ossidi di azoto sono estremamente importanti, non solo per gli effetti acuti di cui si era detto prima, ma anche per gli effetti cronici.
Un aspetto importante, qui mi piace ricordarlo, anche perché poi c'è qualcuno che ne parlerà dopo, dunque è che oltre diciamo così, agli inquinanti di origine antropica, ne esistono altri di origine naturale, che pure sono molto importanti, che pongono il problema anche della pianificazione. Della pianificazione, diciamo così, che tenga conto del verde, che è importantissimo anche per creare rapporti tra le persone, cioè le persone si incontrano in quei luoghi e quindi è assolutamente importante, su cui il Sistema Nazionale delle Agenzie da tantissimo tempo se ne occupa, sia in termini di monitoraggio che di stima. Siamo arrivati alle conclusioni. Allora, sicuramente abbiamo, su questo è indubbio, un miglioramento della qualità dell'aria e quindi anche degli impatti. Vorrei concentrarmi su alcune raccomandazioni. Prima di tutto l'importanza di educare cittadini, tecnici e amministratori sul tema ambiente e salute in ambito urbano. Favorire, questa è un'occasione, come ho detto prima, l'integrazione in modo sistematico in tema di ambiente e salute. Prima mi sono dimenticato di dire che uno dei problemi più grossi che ho incontrato in questi anni, eccetera, è stato, per fare questo tipo di attività, è lavorare insieme con altre istituzioni, con altri tipi di professionisti, e questo uno dei problemi, che peraltro non è solo italiano, intendiamoci, è una cosa veramente importante. Favorire, questo è molto importante, un'armonizzazione della raccolta e elaborazione delle informazioni, vedete quelle stime a cui mi riferivo poco fa, e infine, oltre ai morti, ai feriti, al consumo di farmaci, eccetera, perché non cominciare a metterla in positivo? Allora, questa slide, faccio notare, l'ho presentata nel 2003, non ieri, ok? E faccio notare anche la citazione praticamente alla mia età, quindi non sto dicendo proprio niente di nuovo, però bisognerebbe che, diciamo così, avere un'epidemiologia che oltre a parlare di patologia parli anche di fisiologia, matematica, cioè puntare al positivo, e questo potrebbe essere una evoluzione. Di fatto questo è, e io vi saluto.